noi siamo partiti come ciclisti cittadini, poco più, qualcuno ci andava in vacanza in bicicletta, ma fondamentalmente pedalavamo in città. E pedalare fuori dalla città richiede un know-how diverso e ti dà un know-how diverso. Dopo 3 anni di giri e quindi queste 100 tappe, 6.000 chilometri, puoi dire di aver conosciuto una bella fetta rappresentativa dei percorsi italiani, sia da riproporre sia da sviluppare. Mi è piaciuta l'idea di poter comunicare la natura, di viaggiare, di rapportarsi con il territorio in cui l'impresa è presente attraverso un viaggio, attraverso degli elementi molto chiari, quindi capacità e competenze di saper leggere la natura e viaggiare con uno strumento a basso impatto e quindi viaggiare con la bicicletta. Alla base di questo progetto c'era sì l'utilizzo della bicicletta, ma è un progetto di comunicazione, quindi noi volevamo diffondere il significato e l'esistenza di Rete Natura 2000. È stato un progetto molto innovativo, ci siamo occupati di mappare tutti gli itinerari che collegassero i siti di interesse comunitario. Questo ha fatto sì che abbiamo mappato più di 6.000 km di itinerari, una rete estesissima che si è andata a sovrapporre a Rete Natura 2000 e soprattutto alle reti delle FIAB locali che abbiamo diffuse su tutto il territorio. ISPRA porta sul campo delle persone ad altissima competenza su tutti i temi naturali e gestione ambientale. Questo è un elemento che ha potuto generare un trasferimento di capacità e di conoscenze importante per noi che facciamo un lavoro economico, ma anche secondo me molto importante per tutti gli interlocutori che abbiamo visto sul territorio. Nelle pedalate pubbliche che sono state svolte nei siti Natura 2000, le persone che hanno partecipato spesso conoscevano benissimo il posto, ma non sapevano che quel posto era un sito Natura 2000. Gliel'abbiamo raccontato. È un progetto molto innovativo che ci ha permesso di aumentare il nostro bagaglio di conoscenze, quindi noi siamo esperti di itinerari in bicicletta, adesso abbiamo acquisito delle competenze dal punto di vista ambientale che andremo a riproporre negli anni futuri nelle nostre gite. Tra le eredità che lasciamo e che abbiamo visto essere state già raccolte, io ho visto con piacere che già la FIAB di Catania ha organizzato, credo una decina di giorni dopo la pedalata pubblica, lo stesso identico percorso, quindi da Catania alle Oasi del Simeto, per raccontare gli aspetti naturalistici. Questo è un segnale ottimo, vuol dire che il nostro passaggio ha lasciato un segno sul territorio e che questo segno verrà riproposto. Continueremo a diffondere Rete Natura 2000 per anni e anni, proprio perché la bicicletta è un mezzo che ci può permettere di riscoprire il nostro territorio italiano in un'ottica ambientale, ma rispettosa sia dell'ambiente che ci circonda. Allo stesso tempo ci permette di andare a dare una ricaduta economica sulle piccole attività, quindi albergatori, ristoratori che si trovano sul nostro territorio. Anche sulle strutture di accoglienza sicuramente abbiamo fatto un'esperienza significativa. Tantissime imprese, realtà come albergatori, si stanno finalmente accorgendo che la bicicletta e il cicloturismo è un'opportunità per loro, soprattutto se si trovano in piccoli centri o luoghi magari interessantissimi dal punto di vista naturalistico, ma spesso poco frequentati. E la bicicletta permette di andarli a frequentare, riscoprirli e portare appunto ricchezza sul territorio. Il nostro viaggio è stato anche una sperimentazione sul campo di un format, di un target di viaggiatori. Abbiamo fatto muovere nelle 7 regioni un gruppo mediamente di 8 persone. Abbiamo utilizzato le nostre esperienze per poter ridescrivere questo format, questo target di viaggiatori e poter dire quali sono i loro bisogni e come questi possono essere ben accompagnati dal territorio che vanno a visitare, quindi come possono essere ben accompagnati nell'accoglienza turistica, come possono essere ben accompagnati nei servizi e come loro stessi si devono preparare per fare il viaggio. Ci siamo resi conto da questa esperienza che la situazione non è così pronta come potevamo immaginare. Non è facile in alcuni territori, soprattutto interni,
trovare strutture di accoglienza in grado di ospitare 8 persone, di dare una cena o di dare una colazione adeguata. La bicicletta è un'opportunità per destagionalizzare e questo è stato molto visibile soprattutto nelle regioni dal clima più clemente come la Puglia l'anno scorso, in cui abbiamo potuto fare il bagno tranquillamente fino al 19 di ottobre. Tuttavia abbiamo trovato strutture spesso chiuse e in realtà, lavorando col cicloturismo soprattutto dal Nord Europa, ma anche italiano, perché c'è sempre di più una richiesta da questo punto di vista di strutture aperte, sensibili ai temi della bicicletta, permette a strutture che solitamente lavorano in periodi molto limitati, quali la stagione balneare, di poter lavorare in tutta la primavera e il tardo autunno. Tranquillamente puoi estendere la stagione in bicicletta da marzo-aprile fino a ottobre-novembre. Questo è quello che abbiamo fatto noi e il clima te lo consente. Al nord noi non abbiamo osato fare una cosa del genere, generalmente abbiamo attraversato le regioni del nord nei periodi estivi, cioè da maggio a settembre, e questo sicuramente fa una gran differenza. Andare in bicicletta con degli esperti, con un geologo, un ornitologo, sono stati un arricchimento a 360 gradi. Sicuramente ci siamo resi conto che attraversare il territorio con una guida, con qualcuno che conosce il territorio, ti aiuta tantissimo, arricchisce il viaggio in una maniera significativa. Certo, non è facile trovare al bisogno le guide adeguate che conoscano sia le strade sia le caratteristiche ambientali e culturali del territorio. Però qualcuno c'è. Qualcuno ci sta lavorando e questo è sicuramente un settore che si può espandere adeguatamente. Io ho visto in Cic2Sic la possibilità di andare un po' oltre a quei concetti di turismo legato ai grandi attrattori culturali, umani, ma poter pensare di muovere, far conoscere il territorio, far apprezzare la natura intorno alle persone, non soltanto alle persone che arrivano in un luogo per fruirlo come turisti, ma molto anche per le persone che vivono in un luogo, come un elemento fondamentale e molto portante. Cic2Sic è in fondo un viaggio e anzi è un riconoscere come che le aree Natura 2000 possono essere delle aree congiunte, collegabili. Passiamo da un punto di interesse naturalistico ad un altro punto di interesse naturalistico e il percorso da punto a punto era un percorso tracciato con la bicicletta. E ci ha permesso di andare a conoscere tantissime realtà, eventi, quindi parchi, pubbliche amministrazioni, ma anche attività private che sono sensibili dal punto di vista ambientale, con i quali potremmo continuare a sviluppare collaborazioni future nell'ottica di rinforzarci e creare sinergie. Abbiamo posto le basi per una serie di accordi con soggetti istituzionali forti, i quali chiedono il nostro aiuto per la progettazione di itinerari ciclabili o di valorizzazione dei siti Natura 2000. Quindi miglior risultato non potevamo aspettarcelo. Non possiamo che essere veramente più che soddisfatti e questo va oltre le aspettative. Con il progetto Cic2Sic abbiamo prodotto tantissimo materiale. Abbiamo prodotto video, abbiamo prodotto foto, abbiamo prodotto documenti, abbiamo schedato le aree Natura 2000 attraversate, abbiamo visto tantissimi interlocutori, abbiamo creato una grande rete. Adesso bisogna capire come si riesce a mantenere viva questa rete. Mi aspettavo sostanzialmente di fare un giro, incontrare i rappresentanti istituzionali, incontrare gli enti gestori, parlare, chiacchierare, capire come funzionava. Non mi aspettavo, questo va detto, una fatica fisica e mentale così impegnativa. 100 tappe a noi in 7 regioni ci sembravano niente e effettivamente a ripensarci sono assolutamente impegnative da organizzare e da realizzare. Però ti danno tantissimo, ci hanno dato tantissimo dal punto di vista delle conoscenze soprattutto e delle relazioni che si sono sviluppate. E su questo ci abbiamo ancora parecchio da lavorare, vogliamo lavorarci, abbiamo il tempo per lavorarci.
Quello che è importante di questo progetto è che ha trovato il momento giusto per uscire, perché fondamentalmente noi adesso dobbiamo ripensare un po' alla nostra economia, al nostro modo di comportarsi, quindi il tema della bicicletta, il tema di un turismo sostenibile, il tema del rispetto dell'ambiente sono tutti temi che chiaramente l'Europa in questo momento sta portando avanti in maniera significativa con il New Green Deal, che è un programma per il decennio futuro che impatterà notevolmente. Noi penso che abbiamo cominciato a lavorare in questa direzione raccogliendo informazioni, raccogliendo conoscenze ed esperienze che possono essere assolutamente riutilizzate nella programmazione futura.